abbiamo soltanto spiegato le nostre ragioni, non è giusto che sia. Abbiamo soprattutto spiegato il fatto che non abbiamo niente a che vedere con qualunque ipotesi di condizionamento illecito, tantomeno di Aspetta, ma carattere fuori stanno. politico delle assunzioni. Ma 3 ore sono stati tanto lungo. Sono tante accuse, è giusto prendere posizione, tutto qui, vediamo. Adesso siamo abbastanza stanchi, quindi per adesso basta così. Rispetto alle accuse contenute in ordinanza? Sì, certo. Quello che so, che posso dire senza tema di smentita, è che proprio qui assieme un lavoratore molto competente, molto onesto, che ha passato attraverso diverse gestioni dell'ASL, la sua vita al lavoro onestamente, senza mai essersi fatto condizionare da alcun fine politico, tantomeno illecito. Questo spero che insomma, prima o poi sarà chiaro a tutti. Ti permette di aver chiarito la posizione? Insomma, noi abbiamo chiare le nostre ragioni, se sono state chiarite lo vedremo più in là, non lo Quindi so. rete l'ordinanza la misura cautelare? Vediamo, vediamo, sicuramente non possiamo accettarla così com'è, quindi continueremo a spiegarle adesso, più avanti, in ogni sede. Abbiamo fiducia, non abbiamo motivi di ritenere che non sia fatta giustizia. Ma ci assisti tu, è tesserato col PD, No, sì. assolutamente, no, Ma un anzi, capo del basta così. personale completamente all'oscuro può rimanere di tutto? Secondo Com'è, lei? scusi? Un capo del personale può rimanere all'oscuro di tutto quello che succede, secondo lei? Dipende da quello che è successo, vediamo se è successo, che se è successo quello che si contesta, quello che sicuramente posso dirvi è che noi ci occupiamo della posizione di dottor Pira, se lui non ha responsabilità sicuramente per quello che viene contestato, non è la mano su nessuno non è obbligato a sapere quello che succede fuori da casa sua, fuori dal suo ufficio, ammesso che sia successo qualche cosa, però non ci compete, noi ci occupiamo della sua posizione. Grazie, grazie Grazie. Andrea.